Buongiorno. Allora, è capitato a parecchi di voi di entrare in un sito per cui c'è la necessità di inserire la user ID e la password. A volte però la password non ve la ricordate, non ve la ricordate. Come fare? Per esempio, io faccio un esempio, entro su questo sito e faccio il login. Lui mi chiede la user ID, gliela metto e automaticamente mi riempie anche il campo della password, questo, ma io non la leggo, no. Avrei bisogno di sapere cosa c'è scritto, anche perché il computer può essere anche non mio e ho questa necessità di sapere la password. Vabbè, è semplice farlo. Vediamo. Mi pongo con il cursore sullo spazio dove ci sono i puntini che sono stati messi al posto della password, qui. Tasto destro e vado a cliccare su ispeziona. Oh, meraviglia delle meraviglie! Mi è apparso il sorgente della pagina. Meraviglioso. E evidenziato in blu, in basso, ci sono delle linee contenenti la dicitura input type password. Contemporaneamente sui puntini sulla sinistra, i puntini che sono al posto della password, è apparso un input password form control. Siamo sulla via giusta. Allora, sulla striscia blu, ecco dove faccio scorrere adesso il cursore, sulla sinistra ci sono tre puntini. Clicco col tasto sinistro. Ecco. Vado in alto e clicco su Edit SHTML. Ok. Poi, che fare? Diceva Vladimir Ilic. Allora, che fare? Input type password. Mi pongo con il cursore in fondo alla parola password. E come in un intervento chirurgico a cuore aperto, cancello la parola password. E ci scrivo, sto modificando il codice sorgente della pagina, tenetelo a mente. Allora, e ci scrivo testo. Che meraviglia. A questo punto è successa una cosa, è apparso sulla sinistra dello schermo, al posto dei puntini che erano diciamo, messi come password, la password stessa. Si legge perfettamente la password stessa, però, dato che col cazzo che vi faccio leggere la mia password, l'ho coperta in fase di edit con boh, non so cosa ci metterò, poi la coprirò in qualche modo. Ok, tutto lì. Tutto lì. E niente, ve la copiate, ve la scrivete e la adoperate nel modo più consono che volete. Mi raccomando, non fate cose contrarie alla legge, altrimenti fate piangere la Madonnina. Ciao a tutti, intanto qui chiudo. Just a moment, ecco. E vi do un ciao dal sistema operativo Linux, distribuzione Ubuntu Mate. Ecco, era lo spazio per gli acquisti questo.
Ciao ciao a tutti!